Passiamo ora alle tematiche della Regione Lombardia, un provvedimento importante, quello della Giunta Lombarda, che riguarda i lavoratori delle zone di confine con la Svizzera, quindi le province di Varese, Como e Sondrio. È stato reso pari il costo della benzina per quanto riguarda questi territori rispetto alla vicina Svizzera, un fatto decisamente importante soprattutto per le tasche dei lavoratori che si spostano sul confine. Carta sconto, cosa cambia? Cambia che applicando la cosiddetta flessibilità, quindi valutando con attenzione la differenza con la Svizzera, arriviamo praticamente ad annullare la differenza di prezzo con la Svizzera. In questo modo si ottengono due benefici. Il primo, un extra sconto notevole, uno sconto che da qui a fine anno di fatto raddoppia fino a 35 centesimi e quindi uno sconto molto interessante per i nostri cittadini. Ricordiamo che i cittadini coinvolti nelle due fasce sono 1 milione, i residenti sono 1 milione e quindi 1/10 della popolazione lombarda. Il secondo obiettivo molto importante è che questo consente di usare le risorse in maniera assolutamente efficiente, quindi esauriamo il plafond fino al massimo. Quindi i soldi, i 20 milioni messi a disposizione dallo Stato, noi li esauriamo tutti, altrimenti si rischiava come ogni anno di perderne una quota. Quest'anno rischiavamo di perderne 4 milioni e mezzo. In questo modo noi non ridiamo a Roma neanche un euro. Attiva da stamattina, 17 settembre, c'è un limite massimo entro il quale oppure è all'infinito? No, questi sono i prezzi in vigore da oggi finché ci sono risorse, dopodiché si vedrà. Si chiama flessibilità per l'appunto. I comuni interessati sono quelli quali? Sono i 240, adesso non mi ricordo con precisione, comuni di confine delle due fasce. La prima fascia ha uno sconto più alto di 35 centesimi, la seconda di 27. Sul gasolio l'anno 21 ci stiamo ragionando, arriveremo anche lì. Però oggi non c'erano i tempi tecnici per farle e quindi abbiamo preferito esaurire il plafond con questa iniziativa. Temete invece un aumento delle accise a livello nazionale, non so, per esempio compensare il non aumento, eventuale aumento dell'IVA e dell'IMU? Purtroppo quelle sono clausole di salvaguardia messe negli ultimi decreti, quindi se non si troveranno coperture alternative, però questo dipende purtroppo da quello che succede a Roma in Parlamento, se non ci saranno misure alternative di copertura ci saranno aumenti di accise e degli acconti IRAP e IRES, però questa è tutta un'altra partita. Almeno in Regione vediamo di fare il nostro meglio.